Un bel latte caffè. Di montagna. Latte Ragazzi, il tagliaferri è il più alto nelle però Orobie. di poco. Di poco, però è il più alto. E oggi ci sono arrivato. Peccato sia tutto. Un altro rifugio per la mia collezione. E lui ti guarda sempre male. Direi che questo è un buon giorno. che sole, ragazzi. Salutiamo l'Aquila Reale. Ok ragazzi, allora stiamo lasciando alle spalle il rifugio Tagliaferri. Abbiamo dormito, mangiato, bevuto, fatto di tutto. Adesso ci dirigiamo verso i laghetti di Veneroccolo, che secondo me è da fare se venite fin qua. Obbligatorio direi. Guardate che spettacolo. Là ci sono le signorine, eccola lì, il rifugio in tutto il suo splendore. Non so se si vede, ma toccherà spesso di fare tratti come questa qua. Adesso non so se la GoPro riesce a dare la profondità, quello che è, però sono sentieri molto piccoli e poi c'è subito il dirupo sotto. E qua le frane sono frequenti, quindi ci sono tanti sassolini per strada. Un punto complicato? Si tira dritti. E qua franato, sì. Ok ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla conclusione. Siamo ai laghi di Veneroccolo. Ce ne sono tre. Uno, questo è il più grosso. Di là ce n'è un altro e qua ce n'è un altro. Non so se... Ecco, questo è il secondo. E di là ce n'è un altro ancora. Qua siamo altezza più o meno 2003, 2002. Quindi c'è da... Dal rifugio Tagliaferri c'è da salire un 150-200 metri. Sali, fai tutto il crinale, arrivi qua e cominci a scendere. Da qua c'è il sentiero che ti porta direttamente a Rocco, da dove siamo partiti, quindi è un cerchio. Quindi niente, il video si conclude qui. Grazie per aver visto la nostra avventura. Ci si rivede alla prossima avventura. Quante volte ho detto avventura? E niente, ciao! Guardate che bello però, c'è una visuale
una panoramica devastante, ragazzi. Straconsigliato, veniteci e soprattutto fate come noi, fermatevi al rifugio e poi proseguite, perché è molto più bello, secondo me, te lo godi. Poi il rifugio si mangia anche bene, si mangia bene, l'ospitalità è ottima, il proprietario simpaticissimo, quindi tanta roba, ne vale la pena. Ciao, un salutazzo.